Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video su una pasta che non è la mia, ma bensì di Art Dimension di Katia. Ho voluto provarla per vedere se ha la stessa consistenza della mia, perché come sapete io faccio fatica a trovarla online che mi vada bene. Questa è perfetta perché ha la consistenza di come piace a me. È una pasta che al tatto è buona, è bella, infatti è bella duretta. E io ho preso questa che è al naturale, però se andate nel sito di Katia Art Dimension, poi vi metto il link del suo sito nel box, e ha molti colori. Io, come ho detto, preferisco sempre prenderla al naturale perché mi piace colorarla poi da me. Quindi oggi voglio farvi vedere un video dove realizzerò questa, che è una bambolina molto semplice. E metterò i miei occhietti adesivi tridimensionali. Questi sono quelli che faccio io. Questa è la misura piccola e qui ce ne sono di due tipi ed è la misura per questa bambolina. Come vedete, questa bambolina non è molto alta, sarà 5 centimetri, sì e no. Adesso proviamo a misurarla. Prendo il metro. Vediamo, infatti è 6 centimetri, vedete? Quindi facciamo questa. Ora vi voglio far vedere altri due tre visini che ho fatto. Vedete, questi sono gli occhi, scusate, un altro tipo di occhi, questo un altro tipo, vedete che fa un bell'effetto. Poi ho fatto anche, ora vi faccio vedere, questo tipo ed è un iride di cui io faccio la pallina bianca che faccio la base dell'occhio e poi metto il mio iride. Ora vi faccio, voglio farvi vedere una faccina che ho fatto, appunto, vedete, ho fatto la pallina bianca dell'occhio e sopra gli ho inserito l'iride. Anche questo è un altro effetto molto carino. Quindi, ma posso farne di diverse misure, diversi tipi, insomma, della misura che volete voi. Ora quelli che uso io vanno da 6 mm a 15 mm, però logicamente se uno lo vuole 20 li faccio anche da 20. Iniziamo. Ora farò io per fare presto ho già colorato la mia un po' di pasta color carne e faremo la base in questa rondellina di legno. Questo qui invece l'ho comperato in un negozio qui a Forlì che si chiama 99 Mania. Per chi è di Forlì potete andare a visitare il suo negozio, ma vende anche online. Poi dopo vi metterò il link. Benissimo, iniziamo. Tutti i miei attrezzi. Ora io sono abituata a scrivermi tutti i pesi in questo libretto qua, perché se mi capita di farne altre che lo vogliono della stessa grandezza, io so i pesi che mi servono. Ora facciamo il viso. Generalmente io per fare il viso mi servo sempre di una pallina di polistirolo, ma in questo caso, essendo un visino piccolo, evito di metterci la pallina e con la mia bilancia vado a prendermi un po' di pasta che ho colorato
circa 14 grammi. Io la pasta preferisco colorarla prima, però potete anche colorarla poi, dopo, cioè una volta che avete fatto l'oggetto. A me non piace perché viene più uniforme in questa maniera. Ora mi vado a condizionarla in modo da ammorbidirla. Se appiccica un po', che non dovrebbe, mettetevi un po' di crema sulle mani. Ora faccio una pallina. In questo modo la schiaccio un pochettino, così, vedete? È venuta un po' schiacciata. Gli do un po' la forma del viso, così, un po' con la punta. E con un attrezzo di questo tipo facciamo il solco, questo che è più piccolo, facciamo il solco dove andrà posizionato gli occhi e il naso, la metà in pratica della palla. Poi cerchiamo di lisciare, mi raccomando. Lisciamo sempre.
Abbiamo fatto anche le narici. Ok, guardate. Ora mettiamo gli occhietti. Io, come ho detto, prendo questo tipo, glieli voglio mettere marroni. Prendo tu che lo facciamo, lo faccio color marroncino e posiziono in questa maniera come voglio gli occhi. Potete metterli in mille modi a secondo l'espressione che volete dare. Io gliela do un po' stralunata e cerchiamo di spingerlo un po' dentro la pasta. Ed ecco qua, vedete? È bellissima questa piccolina. Poi con un pennello di silicone tondo la vado a inserire per far sì che rimangano bene attaccate. Poi logicamente possiamo dargli la forma che vogliamo, mettiamo nella posizione che vogliamo, vedete? Scusate. E la nostra faccina è già pronta da mettere poi sul corpicino. Dobbiamo aspettare un attimino che si asciughi perché essendo fresca e non avendo messo il polistirolo, poi rischiamo che quando inseriamo nel corpo si deformi, quindi dobbiamo aspettare un giorno che si asciughi. Io generalmente quando ne devo fare due o tre faccio prima due o tre visi, poi due o tre, poi il corpo, lascio un giorno lì, il giorno dopo faccio le braccia e lo finisco. Ora però vi faccio vedere, intanto che mettiamo da parte questa. Scusate, ok. Ora che metto da parte questa, prendiamo per fare il nostro corpo. Per fare il corpo ci serve pressapoco, vi dico. E la facciamo lunga circa, adesso ve lo dico, circa 8 centimetri. Devo segnarmi qui, io qua mi segno corpo, grammi 33, lungo 8 centimetri. Ok, ora dobbiamo fare, io mi faccio un po', stringo un po' ai lati in questo modo e devo fare due solchi, quindi cerchiamo di farli che siano della stessa larghezza e inizio a fare in questa maniera. Di qua e di qua, vedete?
questa maniera. Vedete? Così. Questo poi andrà qua. Ora dobbiamo stringere le nostre gambine perché non possiamo lasciarle così aperte. Cerchiamo di fare i piedini uguali. Ok? Poi io mi segno la parte in questo modo che andrà piegata, vedete? E pieghiamo così. Ok. In questa maniera. E così la nostra bambolina, vedete, verrà seduta. Poi qui verrà il nostro visino. Ora anche questo dobbiamo lasciarlo ad asciugare un po', in modo che quando andremo a inserire possiamo metterci intanto il nostro stuzzicadente. Che poi andrà inserito il nostro visetto in questa maniera qua, così vedete. E poi gli faremo le braccia e il vestitino.